Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo simpaticissimo poncho asimmetrico con manica che io ho deciso di chiamare poncho tramonto. Per quanto riguarda i filati, ho utilizzato due tipi di filato, la Lizzie Real 40 e quello della Mistrico Filati Linea Sortilege Color. Se ricorderete, io ho già utilizzato questi due filati per realizzare il poncho con i ferri, perché questi filati sono, li trovate sul sito Incentando con i filati, di cui vi lascio il link in descrizione, fanno parte di un pacco offerta dove avete mezzo chilo del sortilege e scusatemi, mezzo chilo del sortilege e mezzo chilo della Lize, e ci sono diversi pacchi. Alcuni colori so che sono terminati, ma del mio mi sembra che almeno un altro pacco c'è ancora, e ci sono comunque altri pacchi di cui i colori sono ancora disponibili. E io, per realizzare questo poncho, ho utilizzato due gomitoli del sortilege e un gomitolo della Lize, lavorando sempre con l'uncinetto 3,5, e questo poncho è una taglia S. La lavorazione è semplicissima, si tratta di andare a realizzare un lungo rettangolo. Il mio rettangolo è lungo 152 cm circa. Mi raccomando, taglia M e taglia L, sicuramente dovete andare a fare un po' più lungo, perché avendo più seno e più spalle e dovendo fare il giro tutto dietro, dovrete andare a fare di più. Io direi, per una taglia M, di andare almeno a 160 cm, per una taglia L di arrivare almeno a 170 cm. Una volta realizzato questo lungo rettangolo, si va a piegarlo in due e si cuce sul sopra, in modo tale da lasciare lo scollo. Allo scollo io ho fatto poi un giro di maglie basse, mentre per la parte di sotto, sempre con la lisa e sempre con un 103,5, sono andata a creare la stessa lavorazione che ho lavorato per la parte superiore, creando questo piccolo bordino a onde. La lavorazione è semplicissima, sono quattro giri che vanno sempre ripetuti, e io ho alternato due motivi con il sortilege e uno con la lisa. Infine si va a creare il polso. Il mio polso è abbastanza largo da permettermi di indossare questo poncho anche sopra un giubbettino di pelle o comunque una giacca elegante, così da poter indossarlo anche, diciamo, nelle serate un po' più invernali. Se vogliamo, dobbiamo andare in una parte elegante, vogliamo, una volta tolto il cappotto, restare sopra con qualcosa di carino. E io trovo che questo poncho così particolare, ma lucente, sia una bella chicca. Mi raccomando, però, taglia M e taglia L dovete andare a fare un po' più grande, ma non vi preoccupate, perché nel video vi mostro come fare. Detto ciò, spero che anche questa creazione particolare vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla pagina Facebook Incentando con i filati, o sul sito o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e sferruzzare. E se avete acquistato il mio stesso filato sul sito Incentando con i filati o presso la merceria Colette, potete taggarmi su Instagram come Incentando con i filati o come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola poncho, devo ancora decidere bene cosa ne verrà fuori. Io comunque ho deciso di utilizzare due tipi di filato: il Sortilege Coro della Mistrico numero 05 e la Lizzie Real 40 numero blu. Se ricorderete, io ho già utilizzato questi due filati per realizzare il poncho ai ferri. Questa volta lavorerò all'uncinetto, esattamente con l'uncinetto dei 3,5, e non li lavorerò insieme, ma li alternerò. Quindi lavorerò il motivo con un colore e il motivo con un altro. Vi dirò subito che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo, su un multiplo di 4, a cui poi va aggiunta una catenella. Io in questo momento ho montato 25 catenelle, mentre nella lavorazione vera e propria andrò a montare 89 catenelle. Per capire quante catenelle dovete montare a seconda della vostra taglia, vi dico già che la larghezza di questa ponciostola deve andare dalla spalla fino alla vita, quindi misuratevi dalla spalla alla vita quanti centimetri vi occorrono. In base a quello montate le catenelle, tenendo presente che il multiplo è di 4, a cui poi va aggiunta una catenella. Detto ciò, vediamo che il primo giro, che è molto semplice, si vanno a realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, 2. Prendo il filo, salto la prima delle mie 25 maglie e entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Bene, il primo giro consiste nell'andare a fare tutte maglie alte in ogni catenella, quindi maglia alta in ogni catenella.
Primo giro semplicissimo, maglia alta in ogni catenella, per un totale nel mio caso di 25 maglie alte. Nel caso della vera e propria stola o poncho, 89 maglie alte. Detto ciò, vi farò, una volta terminato il primo giro, vi farò vedere come fare il secondo. Ho terminato il primo giro e mi trovo 24 maglie alte. Mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro, che è semplicissimo. Faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta e vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi secondo giro molto semplice, andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera. Terminato il secondo giro, vi farò vedere come realizzare il terzo. Ho terminato anche il secondo giro. Ho avvicinato un po' la telecamera perché adesso l'ultimo, il terzo giro è diverso, quindi voglio farvi vedere bene come si lavora. E vado a fare quindi il terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, salto 3 maglie di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, vado tra nel foro prima della maglia alta che ho fatto, quindi vedete qui, e vado a fare una maglia alta. Ancora prendo il filo, rientro nel foro e vado a fare una seconda maglia alta. Ancora prendo il filo, entro nel foro e vado a fare una terza maglia alta. Prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi quello che faremo adesso è quello che faremo per tutto il giro. Salto 3 maglie, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, entro nel foro prima della maglia alta e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, di nuovo entro nel foro e vado a fare una seconda maglia alta. Prendo il filo, entro nel foro e vado a fare una quarta maglia, una terza maglia alta, scusate. E ricomincio da capo. Vedete, si formano queste sorte di onde. Quindi prendo il filo, salto 3 maglie, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, entro nel foro prima della maglia alta e realizzo 3 maglie alte. Quindi una. Prendo il filo, rientro due. Prendo il filo, rientro tre. E continuo, salto 3 maglie, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle e di nuovo entro nel foro e vado a fare 3 maglie alte, una, due e tre. Quindi vedete, veramente molto semplice. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere poi come terminarlo e come andare a fare poi il quarto e ultimo giro. Sto per terminare l'ultimo giro, cioè il terzo giro. Ho fatto le 3 maglie alte, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia maglia alta e faccio una maglia alta. Terminato così il mio terzo giro. Quarto giro, mi giro con il lavoro e vado a fare in questa maniera. Non mi alzo con una catenella, ma vado direttamente nella maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre. Vado nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta del gruppo di 4 e vado a fare una maglia bassa. E continuo così per tutto il giro. 3 catenelle, una, due, tre. Vado nella terza catenella della quarta maglia alta, quindi la prima in realtà che facevo, e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre e di nuovo entro nella terza catenella della maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre e di nuovo vado nella terza catenella e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre, vado nella terza catenella e realizzo una maglia bassa.
Quindi questo è quello che facciamo per tutto il giro. Terminando andiamo a fare 3 catenelle che sono 3 catenelle, entriamo nella terza catenella che qui valeva la nostra prima maglietta e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi questi sono i 4 giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra della nostra stola poncio, devo ancora decidere. E io, come vi ho detto, alternerò i 2 colori. Non so ancora quanto tutte volte alternerò, se ogni motivo, ogni 2 motivi, ma vi farò sapere. Nel frattempo vi faccio rivedere come rifare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto a quella di prima, e andiamo a lavorare in questa maniera. Facciamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entriamo nell'archetto di 3 catenelle, realizziamo 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa, e di nuovo 3 maglie alte dove abbiamo le 3 catenelle, 1 2 e 3, e di nuovo maglia alta dove abbiamo la maglia bassa e 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle. Quindi stiamo rifacendo il nostro primo giro. Ripeto, io continuerò a lavorare in questa maniera, alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, cioè quanto è venuta lunga la mia stola, ogni quanto ho cambiato i due filati, e poi vi farò vedere come continuare. Allora, io ho terminato il mio lungo rettangolo e vi faccio vedere come ho cambiato colore. Ho fatto 2 motivi con il sortilege e uno con la lisse, e di nuovo 2 col sortilege e uno con la lisse. Quindi sono andata avanti in questa maniera, ripetendo sempre 2 motivi con il sortilege e uno con la lisse, e sono andata a lavorare fino ad avere un rettangolo lungo circa 152 centimetri, quindi molto lungo per il tipo di stola che dobbiamo andare a fare. Penso che inizio video vi avrò già detto come perché bisogna averla così lunga. Adesso dobbiamo andare a cucire, e andiamo a cucire come? Allora, prima di tutto, dove abbiamo la lavorazione cambiando colori, quindi i fili che escono fuori, mettiamolo sotto, perché noi sotto andremo a fare poi un bordino, mentre pieghiamo in 2 la nostra stola. Quindi il rettangolo lo pieghiamo in 2 in modo da far combaciare qui le nostre i lati più corti, e andremo a cucire qui in alto, partendo dall'esterno verso l'interno. Ora qui è dove uscirà la nostra testa, quindi mettiamola così, quindi questo coprirà spalla e braccio, qui uscirà la nostra testa, qui andremo a cucire per poter avere tutta l'altra spalla e tutto il braccio coperti, chiusi. Io adesso andrò a cucire e vi farò sapere alla fine quanto ho cucito e quanto ho lasciato qui di larghezza. Una volta cucito, vi mostrerò come fare il pezzo di sotto, che alla fine andremo a fare lo stesso motivo, ma lo faremo per tutta la larghezza sotto, in modo da coprire i fili e fare questo poncio ancora un po' più lungo. Allora, io ho cucito per 54 centimetri, quindi dall'esterno fino all'interno ho cucito per 54 centimetri, lasciando qui aperto lo scollo per far passare la testa. Sembra piccola, ma vi posso assicurare che passa, e anzi rimangono un po' le spalle, anche una spalla un po' scoperta. Adesso, come vi ho detto, andiamo a fare lo stesso motivo sotto. Quindi il motivo io lo andrò a fare sempre con l'uncinetto del 3,5, e utilizzerò il filato della lisse, quindi il blu. E che vado a fare? Vado a fare il primo giro di tutte maglie alte. Mi raccomando, quando lo andrete a fare, io vi direi contate le maglie alte, ma non è neanche tanto necessario, perché è vero che poi noi qui dovremo andare a saltare 3 maglie alte, quindi nella quarta andare a fare la nostra maglia alta per poter avere lo stesso motivo qui, ma se poi qui verso la fine saltiamo una maglia in più o in meno non cambia niente. Quindi l'importante è che non andate a stringere troppo la lavorazione sotto. Quindi io mi aggancio sotto, e diciamo che fare il motivo sotto, perché vedete io lo faccio sotto dove ho lasciato tutto aperto, serve appunto per andare poi a nascondere meglio tutti questi fili che ci sono, che sono rimasti. Li nascondiamo passando appunto, facendo le maglie alte, quello che rimane in più poi naturalmente viene tagliato. Quindi io mi aggancio sotto in questa maniera, partendo qui dove ho la maglia alta nell'angolo, e
vado a fare il giro di maglie alte. Ora, se voi volete contarvi le maglie, io penso che alla fine lo andrò a fare, dovete tenere presente che dobbiamo fare lo stesso multiplo di prima, quindi dobbiamo fare un multiplo di 4 maglie alte. Quindi andiamo a fare la nostra prima maglia alta facendo le 3 catenelle e poi una maglia alta qui nella maglia alta orizzontale, una maglia alta qui dove ho il foro piccolo, una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, qui vado direttamente dove ho la maglia alta orizzontale, perché altrimenti poi allargo troppo, va bene allargare ma non voglio allargare troppo, perché comunque dove abbiamo il sortilegio è più sottile rispetto alla lize, quindi vado direttamente nella maglia alta orizzontale e di nuovo vado dove ho la maglia alta orizzontale, faccio una maglia alta. Vedete, io non sto contando, continuo a lavorare così normalmente per tutta la lunghezza. Alla fine, verso la fine andrò a contare. E vedete, qui tende a stringermi un po', quindi sfilo le ultime due, perché qui dov'è? Qua, vedete, c'è la maglia alta un po' più alta e quindi vado a fare 2 maglie alte, in modo tale da non stringermi. Quindi gestitevela un po' voi, l'unica cosa, contate poi gruppi di 4 maglie alte in modo tale da avere la fine uguale all'inizio. E andate a fare tutte le maglie alte per tutta la parte bassa, quindi per ritrovarvi dall'altra parte. Poi andremo a fare il secondo giro, sempre di maglie alte, e poi il nostro terzo giro. E non faremo poi il quarto, ma io credo che mi fermerò al terzo giro. Vediamo un attimo, comunque io faccio il primo giro di maglie alte, secondo giro maglie alte, e poi vi farò vedere direttamente il terzo giro, giusto per ricordarvi un attimo, e poi vi farò sapere se ho fatto anche il quarto giro oppure no. Allora, ho fatto i 2 giri di maglie alte, quindi adesso vado a fare il solito 3 giro e vado a fare quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, prendo il filo, salto 3 maglie, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado nella maglia alta entrando nel foro su prima e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3. Quindi vado a lavorare normalmente come facevo prima il mio terzo giro, quindi di nuovo salto 3 maglie alte, entro nella quarta e così via. Vedete, poi si formeranno queste onde, per questo ho detto che forse dopo la lascerò così, non farò il quarto giro, perché si creeranno queste onde che sotto al poncio sono molto carine. Quindi adesso farò questo giro, una volta fatto questo giro devo solo decidere se fare anche un'altra piccola cosa o terminare il poncio così com'è. Allora, ho terminato il mio terzo giro, io per terminare alla fine ho dovuto saltare una maglia alta in più rispetto alle 3 per poterlo terminare, però come vedete non si nota, è bello, e quindi vedete sotto viene appunto questo bordino un po' ondulato che trovo veramente molto sfizioso. Un'altra cosa che sono andata a fare è un giro di maglie basse attorno allo scollo, ma semplicissimo, ho fatto soltanto un giro giusto per rifinire un po' lo scollo, non ho fatto nient'altro, quindi soltanto un giro di maglie basse. Adesso però vi faccio vedere l'ultima cosa che dobbiamo fare. Ho deciso di fare un mini polsino, qui è dove passa il mio braccio e vedete io lo volevo lasciare aperto, però mi sono accorta che svolazza un po' troppo perché io, sapete, tendo a gesticolare, e quindi per fermarlo ho deciso di fare un mini polsino. E come faccio? Allora, qui ho, prendo uno dei miei marcatori e lascio circa un 7 centimetri, vado un po' ad occhio, deve passare il mio polso, quindi non è che devo andare precisa, quindi diciamo che 1, 2, 3, 4, 5, 6, io qui ho 6 dei miei gruppi di ventaglietti, se così li vogliamo chiamare, mentre qui ho tutte le maglie alte perché la parte dietro, metto il marcatore qui, appunto per lasciare qui un piccolo scalfo per far passare il braccio, e attorno qui farò un piccolo giro di maglie basse giusto per richiamare lo scollo, e che mi servirà per fermare. Non farò solo un giro, ne farò 2, quindi voi mi raccomando, se avete una dovete farlo più largo, perché comunque avete il braccio più largo del mio, io direi di andare a mettere 7 o 8, quindi poi di mettere il marcatore dietro, ma in modo tale da avere lo scalo, il passaggio delle mani
della mano e del braccio largo, soprattutto se sotto voi volete indossare un giubbotto di pelle, quindi vi fatelo un po' più largo. Io ci voglio mettere un giubbotto di pelle, però credo che lo indosserò soprattutto in questo periodo, quindi con non sopra una giacca, però per me quindi come un 7 centimetri da qua a qua bastano per far passare appunto il mio braccio, perché come vedete ce l'ho molto esile, e quindi andrò a fare un semplice giro di maglie basse facendo una maglia bassa sopra ogni maglia alta da questo lato e una maglia bassa sopra le maglie basse, e dove ho le 3 catenelle fare 2 maglie basse. Perché 2? Perché io lavorerò sempre comunque con l'uncinetto e con il blu in modo tale da richiamare lo scollo e richiamare anche la parte sotto qui, quindi farò sempre soltanto con il blu, e quindi mi va bene che dove ho qui le 3 maglie e le 3 catenelle andare a fare soltanto 2 maglie basse, e come vi ho detto farò 2 giri. Quindi io mi aggancio, così vi faccio vedere un attimo, da questo lato dove ho messo la cucitura, mi aggancio facendo una catenella e andando a fare poi la mia maglia bassa, e poi qui dove ho le 3 catenelle vado a fare 2 maglie basse, quindi una e due. Dove ho la maglia bassa vado a fare la mia maglia bassa. Continuo così fino ad arrivare al marcatore, vi farò vedere poi avvicinando anche la telecamera, anzi la avvicino già un po' adesso così vedete meglio, avvicinando la telecamera come passare da qui a dietro. Allora devo passare da questo all'altro a dietro. Dietro io il marcatore ho contato anche qui i miei 6 gruppi, 1 2 3 4 5 6, e ho fatto in modo di mettere il marcatore in corrispondenza della maglia alta come ce l'ho qui dove ho la maglia bassa. Quindi io adesso tolgo il marcatore così vedete meglio e vado a fare, entro nella maglia bassa qui sul davanti, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, quindi dove ho il settimo, 1 2 3 4 5 6 7, vado in corrispondenza della maglia alta ed entro dentro e vado a fare una maglia bassa. Ho chiuso così, quindi mi giro con il lavoro e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia, una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Anzi, non posso fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta perché altrimenti mi verrebbe troppo largo, visto che qui non ho fatto 3 maglie alte dove ho le 3 catenelle, ma solo 2. Quindi vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia bassa, scusate, una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa sopra la maglia alta successiva. Salto una maglia e ricomincio, quindi vado una maglia alta e faccio una maglia bassa, vado una maglia alta successiva e faccio una maglia bassa, salto una maglia, vado una successiva e di nuovo una maglia bassa nella maglia alta, una maglia bassa nella maglia alta successiva e di nuovo salto una maglia, vado alla successiva e vado a fare la mia maglia bassa, altrimenti qui verrebbero troppe maglie basse rispetto a quelle che abbiamo qui avanti. Continuo così, termino facendo poi una maglia bassissima e facendo poi un secondo giro di maglie basse. Terminata anche questa, quindi il mio poncho sarà finito.